Un mese di lavori da parte di ASET per una pista ciclabile illuminata e a doppio senso di marcia. L'intervento è partito nei giorni scorsi nella zona della Trave, già oggetto di una riqualificazione voluta dall'amministrazione comunale di Fano, che ha riscontrato una effettiva riduzione della velocità con cui le auto percorrono la strada principale a seguito delle modifiche alla viabilità. Cambiamenti che proseguono per ciclisti e pedoni davanti al circolo tennis, come ci spiega l'assessore ai lavori pubblici Fabiola Tonelli. Vedete come questa amministrazione sta lavorando sulla connessione della rete delle ciclabili esistenti, quindi stanno lavorando in questo momento sul collegamento tra la fine della pista ciclabile dell'Interquartieri qui su Piazzale dei Campioni dello Sport, che si collegherà a Via della Paleotta. Lavoreremo su una ciclabile a larga 3 metri, lunga circa 130 metri, che arriva fino a Via Villa Tombari. Nei prossimi mesi ci collegheremo poi in via Modigliani e poi via della Paleotta. Questo tratto ciclabile verrà realizzato in calcestruzzo vibrato e spazzolato con una tonalità cromatica rossa, simile al colore già utilizzato per quella dell'Interquartieri, a cui si accoderà, previsto anche l'impianto di illuminazione con lampione a LED di 4 metri. Allora, da qui vedremo vari tipi di ciclabili. In via Modigliani riqualificheremo l'esistente, cercheremo di trovare una soluzione con l'intersezione con l'isola ecologica, per esempio. Sistemeremo l'incrocio molto pericoloso tra via della Paleotta, via Modigliani e via Morganti. Da lì vediamo che abbiamo già realizzato una ciclabile che va verso il cimitero fino alla Liscia e quindi collegheremo anche questa zona mancante. Mentre su via della Paleotta faremo per la maggior parte una strada ciclabile, quindi declasseremo, diciamo, quella strada in strada ciclabile, quindi la priorità l'avrà il ciclista rispetto all'automobile e ovviamente sarà una zona 30. Poi il collegamento che arriverà fino all'Arzilla. Esatto, l'obiettivo è proprio quello di collegare il mare dalla foce dell'Arzilla fino al centro, quindi da qui si potrà arrivare fino all'Interquartieri passando per questa ciclabile che vedete alle mie spalle, oppure andando alla Liscia o verso il centro storico in via della Giustizia.